Wrestling. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono MamiDD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo terzo episodio di Ark. Mi avete tanto scritto che vi sta piacendo questa serie e io sono veramente, veramente grato a tutti voi, a tutti i vostri commenti, like e a quanto la state apprezzando. Vi chiedo, se vi piace la serie ragazzi, condividetela, fatelo sapere a tutti i vostri amici, è importante, anche perché se veramente va bene come attualmente sta andando, quindi cerchiamo di mantenere insomma questo andamento, io mi compro il gioco e andiamo in multiplayer dove potremo giocare anche tutti insieme. Alcuni di voi addirittura mi hanno detto: "Oh, mi voglio comprare il gioco pure io". Ok, va bene, giochiamoci insieme insomma. Altra cosa, nei commenti trovate il nostro gruppo di Telegram, iscrivetevi se volete insomma avere un contatto continuo con noi. Ma detto questo, due parole sull'episodio. Oggi io ero partito che volevo andare a farmare cristalli, quindi con tutto quello che è l'annesso è connesso, ma diciamo che ho cambiato un attimo obiettivo strada facendo. Non voglio rovinarvi la sorpresa, anche se probabilmente il video ve lo farà capire, però godetevi questo episodio. Ciao. Ehi tu, ciao uccellino. Vieni qua uccellino del cazzo. No cazzo, dove cazzo te ne scappi? No, no, ehi, torna qua, torna qua. Mi devi far mirare come si deve. Dai, vieni qua. Oh, ehi, no. Ma porca di quella tozza. Vieni qua. Uccello, perché mi è scappato l'uccello? Cioè, no, no, non volevo dire una cosa del genere. Aspettate, inseguimento dell'uccello selvatico. No, ciao uccello. Aiuto, c'è il terremoto. Scappiamo, scappiamo, il terremoto. Terremoto, aiuto, venite. Oh, porca. Ehi, mi scusi, signor Brontosauro, ma non ha visto che c'era una casa lì, eppure ben illuminata? Ma che cazzo fa? Cioè, ma le sembra normale di salire con tutte e quattro le zampe sulla mia casa? Ma io non lo so. Ma veramente io non lo so. Ma come si permette? Ho capito che lei è un pochino vecchio e obsoleto e un po' rincoglionito. Altro che non brutto, perché Stefano è il più brutto. Ma lei veramente gli dà filo da torcere, cioè non si permette mai più di venire sulla mia casa, eh? Boh. Signore Nomao? Signore Nomao, mi si sveglia per favore? Signore Nomao? Ragazzi, mi è svenuto l'Enomao. Signore Nomao, dai su, si tiri su. Oh, dai, vada a bere. Mamma mia, mi poteva avvisare che voleva bere. Su, tutto questo è il problema. Dai. E pure un po' di, cioè, di collaborazione. Non è che sto giocando solo io qui, insomma. Su. E ancora. Ma lei ce l'ha. Ma guarda, guarda, questo mi sta cacando sulla casa. Ma allora, ma come si permette? Ho capito che la casa fa schifo, ma non c'è bisogno di far vedere questa cosa qui come accendo la telecamera. Sì, e ora si ferma perché cioè le sta dando fastidio che la rimprovero. Ma non è normale. Ma ci pensi un attimo quando fa queste cose qui in pubblico. Ho capito che devo rifare la casa, ma non mi ci cacchi sopra. Ah, è inutile che ora viene qui che vuole. No, 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 vada via. Vada via, non le faccio le coccole, ok? Non gliele faccio. Va. Ok, la base della nostra casa è pronta. L'ho fatta una 5x4, perché qui ho intenzione di fare una stanzetta qui, un 4x4, un'altra stanzetta qui, un 4x4 e poi dietro. Scusi, può andare a passeggiare da un'altra parte? Oggi veramente mi sta annoiando, mi sta facendo venire il nervoso, ok? Se ne vada via. Oh, ok. E un'altra parte qui in fondo. Però, qui abbiamo 4, profondo 4, forse dovremmo fare profondo 5, perché così l'ultima stanza, tipo mega salone in fondo, può venire larga 3. Potrebbe essere utile farla così, perché larga 2 mi sembra un po' da poverelli. Sì, magari la facciamo larga 3. E potremmo anche un attimo allargare da un lato e dall'altro. Sì, ho bisogno di qualche altra piattaforma. Ok, secondo la legge del taglione,
Occhio per occhio, dente per dente. Di conseguenza, se Ark mi rompe il cazzo con un brontosauro che me lo fa scacazzare sulla casa e mi gira intorno alla casa simulandomi un terremoto continuo, io provo a catturare il brontosauro. Ecco, che mi ha pure cacato in video. Ragazzi, penso che sto per fare una grande cazzata, forse la più grande che abbia mai fatto ancora su questo gioco in questa serie. Ma mi sono attrezzato con 104 frecce e tanta buona volontà. Che dite, ad Ark gli interessa se ho tanta buona volontà? Gli spara quante frecce ci vorranno per addormentare sto deficiente testa di cazzo? Vabbè, se poi inizia a tirargliele così a minchia. Non arrivano, è tanto in alto che non gli arrivano. Vabbè, te le tiro lì, va. Ehi, ehi. Oh cazzo, porca di quella troia. Ehi, tu. Ehi. Corri, corri, corri. E dove cazzo corro? No, vicino ai miei dinosauri. No, 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 corri, 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 corri. Porca palezza. Ehi, ehi. Oh, ehi. Devi stare molto buonino. Non devi menare i miei dinosauri. Ehi. Se mi ammazza i dinosauri, lo ammazzo, guarda. Andiamocene via di qua, va. Prima che mi ammazza i dinosauri. Testa di cazzo, non mi stai colpendo a me. Stai prendendo. Ehi! Oh, tu! Ma che cosa fai? Non mi ammazzare i dinosauri, testa di cazzo! In calore deficiente! Beccati queste frecce in faccia, sto scemo rinconano. Rinconano è un parolone, però. Te le sparo tutte in faccia, deficiente stupido. Mi hai rotto il cazzo fino a mo'. Muori, beccati queste frecce nel petto. Guarda quante ce n'ha. Siamo a quota. Eh sì, vabbè, che cazzo vuole lei, mo? Ma non mi rompa i coglioni. Ma guarda te, sto deficiente. Ma guarda che... Oh, fanculo. Si tocca davanti ai maroni, per favore. Ehi, mi ha dato una bottarella sto cornuto, eh. Ti stai per addormentare? È ancora presto! C'è un velociraptor lì. Non possiamo andare lì. Io faccio il giro da qua. Porca miseria. Sto facendo il giro dal lato sbagliato. Allora, calma. Calma. E sangue. Freddo, caldo. Basta che abbiamo un sangue. Dai, su. Ehi. Non mi faccia perdere la pazienza. C'ho la testa a portata. No! Liscio. Oh, dai cavolo, ti ho tirato 30 frecce. Ma quante ne hai bisogno? Addormentati un po'. Ah sì, stai litigando con l'uccello. Litiga pure. Forza, beccati quest'altra. Corri. Forest, corri. Sì, però, vedi tu che cosa vuoi. Sì, venite ad impigliare qui. Per favore, venite ad impigliare qui. Ah, stai scappando, eh. Stai scappando, vuol dire che è arrivata la tua ora. Vai, dai cavolo. 40 frecce. Porca, ma quante ne hai bisogno? Ragazzi, no, non mi svenire sulla casa. Non mi svenire sulla casa, maledetto. Dove corri? Dormi. Oh, dorme. No, sui dinosauri, no. Non sui dinosauri. Come poverini, siete vivi ancora. E io me lo vieni qui. Ti prego, sì. Ti prego, fammi prendere questa, perché mi serve per andare in giro a prendere i cazzi del cibo tuo. Mortacci del brontosauro. Sto dentro un brontosauro su un dinosauro. Cosa? Ehi, perché ti sei girato di culo? Ah no, non è il culo. Ah, mi si è messo pure. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta in qualche modo, senza uccidere tutti i dinosauri, senza uccidere noi stessi, e ora mi attenderà un lungo addomesticaggio. Addomesticamento, come si dice? Non lo so. Ok, il mio piano malefico è andato a farsi fottere. C'ho il dinosauro che mi serviva per prendere Narco Berry intrappolato nel brontosauro. E ora questo è un grande problema. L'importante è che stia bene, ti prego, non mi muori. Meno male che Ark non ha implementato ancora del tutto la fisica, altrimenti avevo 3 dinosauri schiacciati. Cioè, proprio sui dinosauri miei doveva accadere questo. Sono riuscito a sbloccarmi i dinosauri! Grandi, non devo andare nell'altra sponda! Praticamente gli ho detto solo di seguirmi, bravi, belli bambini. Cioè, che cosa mi è morto? Cosa mi è morto qui? Chi mi è morto di voi? Ci siete tutti? E allora cosa mi è morto?
Ah, la torcia, ma che cazzo me ne fotte della... sì, è vero, ad un certo punto con una codata ho visto torce che volavano. Va bene, ti togli davanti al cazzo pure tu, si stia fermo, madonna, che palle, sti dinosauri scemi. Oh, allora, voi non state proprio, cioè, normali. Fate, visto che se arriva qualche rompicoglioni di quelli rompi proprio. Allora, no, mi state attacchi in target. Però lei invece mi sta in passivo, visto che lei è un po' fragilino. In passivo, ho detto. Ok, benissimo. Perché così, se dovessero arrivare come sono arrivati prima i dilofosauri del cazzo, almeno gli date due botte. E ragazzi, questo c'ha... Oh, buono! Siamo già ad un buon punto! Siamo già ad un buon punto! 11.000! 11.000 di fame e di bacche ce ne ho tante. Di narcotici dovrei averne ancora tanti. Se no vado a fare un po' di narcoberry. Chi se ne frega, chi ci vuole? E tu che minchia sei? Bellissimo! Ciao, scimmietta! No, io voglio la scimmia. Mesolopithecus, ok. No, no! Vieni qua, scimmia! No, 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 scimmia, sono lento! Vieni qua, scimmia del cazzo! Maledizione! Scusate, signori, avete visto una scimmia? Scusate, per caso è passata una scimmia da queste parti? Mi sa che il signore è un po' in difficoltà. Mi scusi, signore, ho capito che sta un attimo chiacchierando con le signorine. Però mi sa dire se ha visto una scimmia passare da queste parti, perché io l'ho vista andare nell'acqua. No, va bene, grazie. Andrò a cercare da un'altra parte. E voilà! Voilà! Abbiamo il nostro brontosauro. Ciao bello pronto, sei di livello 10, ma sei molto carino. Però il tuo nome, allora, ti chiamerei Cacacazzo, cioè, però non mi sembra. In effetti dovrei chiamarti Cacacazzo, visto che mi stai scacazzando davanti alla telecamera. Però dai, ti chiamo come il quinto dei nani, Brontolo. Non so se è il quinto, ragazzi, il quinto, il settimo, l'ottavo, perché sei un po' cioè sei un po' rompicoglioni, diciamo. Sei anche un po' tanto gigante. E tra l'altro io fino a livello 55 non ti posso cavalcare. Però almeno non mi stai qui a girare intorno alla casa a rompermi i coglioni. Cioè è un passo in avanti. Cioè è un big passo in avanti. No ragazzi, non sto con... Cioè mi sembrava che fosse... maschio, femmina, ma che sesso sei? Scusa, mi fai vedere il tuo sesso? Brontolo, ok, sei un maschio. E in effetti avevo avuto questa impressione. Vabbè ragazzi, sono mie congetture che mi faccio un po' per i cazzi miei. Ah, non vi avevo presentato Caccolo, il nono nano, che l'ho chiamato Caccolo perché ragazzi questo è un... come si chiama? Leufemia? Vabbè, insomma, quel sorto di dinosauro che gli dai da mangiare, scacazza tutto e ti crea concime. È una cosa di questo tipo. Intanto ti do... sì, ti potenzio tutto in weight perché mi servirai solo come storage di merda, praticamente. E di conseguenza l'ho chiamato Caccolo. Ma, vi vorrei far vedere anche un'altra cosa. Però questa cosa, a sto punto, ve la faccio vedere dall'alto. Sì. Vieni qua. E voilà ragazzi, ho dato una forma abbastanza, insomma, decente alla mia casa. Sono tre stanze, come potete vedere c'è un corridoio, gli ho messo pure la porta. Ma ora vi faccio vedere anche da vicino. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Sì, non ora, proprio nei commenti, cioè capito? Lo scrivete poi su YouTube, cioè con calma. Allora questa è l'entrata, ci sono due entrate perché metti che voglio portare l'amichetta. Però la porta è sempre una, quindi io entro di qua e oh, wow, le tre stanze. Penso che qua ragazzi faremo... tipo stanza da lavoro. Qua una sarà la stanza da letto e l'altra sarà la cucina. Quindi ci metteremo il coso per cucinare, insomma un po' di cose. E qua invece ci mettiamo i banchi da lavoro, gli armadi, tutta sta roba qua. E poi qui, se io voglio, che ne so, la mattina affacciarmi e guardare il mare per, insomma, farmi una... per godermi la vista, posso farlo perché c'ho la mia... il mio terrazzo, che potrei mettere, insomma, un mini tetto. Ma al momento no, insomma. Il tetto lo dovrò mettere, lo metterò.
però mi sono rotto le palle di farmare. Saranno 2 ore che sto appiccicato qui con il culo su questa sedia, cioè, quindi capite un attimo. In ogni caso, nel prossimo video penso che lo farò decisamente, sì. Ebbene ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo episodio. Siamo partiti con un obiettivo decisamente ambizioso. E in realtà ci siamo trovati con il fare un qualcos'altro di ancora più ambizioso. Perché sono sott'acqua? Ancora più ambizioso e gigante. Abbiamo il nostro primo brontosauro. Ehi, ciao! Ah, lui è tenero, voleva venire in telecamera anche lui. Ma ciao brontolo, ciao. Grazie per le coccole. E mi hai fatto un po' penare, ma ti voglio bene lo stesso. Mi hai anche rotto i coglioni con il terremoto, ma ti voglio bene lo stesso. Spero che nel prossimo episodio andremo veramente a caccia di cristalli per, insomma, continuare quel progetto che avevo in mente. Ma finiremo anche la nostra casa. Ci vediamo nel prossimo video e commentate, condividete questo episodio e lasciate un like se ti è piaciuto, ma soprattutto se sei arrivato alla fine di questo video fin qui, scrivi nei commenti hashtag brontolo sei mitico. Ok, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.